Anche Pescara celebra l'aeronautica militare, un orgoglio e una gloria del paese. In occasione dei 100 anni della fondazione, dopo le cerimonie ufficiali dello scorso mese di marzo, oggi è stata inaugurata la mostra che sarà possibile visitare fino al prossimo 4 giugno. Una linea del tempo, pannelli tematici e una struttura espositiva lineare che racconta eventi storici come quello della Grande Guerra e poi citazioni e brevi didascalie. Per noi è veramente un onore avere qui questa mostra per celebrare i 100 anni dell'aeronautica militare italiana, uno spettacolo incredibile, una storia e una tradizione lunghissime, ma Pescara di per sé ha una tradizione e un legame con l'aeronautica e con l'aviazione. Pensiamo a D'Annunzio, a Liberi, a Di Marzio, ma anche a Corradino d'Ascanio che ha inventato l'elicottero. Quindi Pescara è molto legata al volo e a quello che il volo rappresenta, quindi una mostra sull'aeronautica e sui 100 anni dell'aeronautica a Pescara è benvenuta, sta benissimo e noi cerchiamo di portarci le scolaresche perché i nostri bambini, i nostri ragazzi devono vedere che cosa l'Italia è riuscita a fare nel campo dell'aeronautica. La storia, ma anche le tradizioni dell'aeronautica militare nei suoi primi 100 anni. L'esposizione inaugurata presso il Sacrario delle Bandiere nel complesso del Vittoriano a Roma si è arricchita anche di appuntamenti, frutto di iniziative comunali. Per noi quest'anno è un anno particolare perché celebra un compleanno, i primi 100 anni, che è anche un valore simbolico importante per l'aeronautica. Un momento di riflessione perché ricordiamo quello che siamo stati, analizziamo quello che vogliamo essere e soprattutto ricordiamo a tutta la popolazione che l'aeronautica è una forza armata al servizio del paese e della cittadinanza. Siamo lieti di essere oggi qua a Pescara, una città che ha un valore importante per l'aeronautica, per cui siamo lieti e ringraziamo l'amministrazione che ha dato la possibilità di essere oggi qui con voi a celebrare questo appuntamento importante. L'evento è promosso, oltre che dal Corpo, dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dall'Amministrazione Comunale e dall'Associazione Arma Aeronautica.